Se la concretezza è la dote delle grandi squadre, il Pescara lancia un importante segnale al campionato. I biancazzurri si impongono all'esordio sul quotato e neo retrocesso Rimini con un 2-0 maturato tutto nella ripresa. Per il primo posticipo stagionale, splendido colpo d'occhio sugli spalti. Sono quasi in 10.000 allo stadio Adriatico, circa 4.400 gli abbonati. Termometro del grande entusiasmo che si respira tra i tifosi. Tra i biancazzurri confermata la formazione prevista alla vigilia. Mancano Ganci, infortunato, Vitale, squalificato. Solo tribuna per Romito, Olivia e Mengoni centrali di difesa, Petterini a sinistra, Zizzari artistico davanti. Nel Rimini l'ex Matteini va in panchina, non al meglio e ci resterà per tutti i 90 minuti. In avanti Longobardi è docente, dirige Bagalini di fermo. Il Delfino parte con la giusta carica e voglia di fare, ma proprio il fischietto marchigiano al quinto minuto non ravvisa gli estremi della massima punizione sulla trattenuta subita da Artistico. Al decimo il Pescara va anche in gol con Zizzari, pronto a deviare in rete il perfetto cross di Gessa. Bagalini annulla su segnalazione del primo assistente Bambini, ma le immagini dicono che l'attaccante era in posizione regolare. La spinta iniziale si esaurisce col colpo di testa centrale di Artistico al tredicesimo su traversione di Petterini. Centrale, blocca Pugliesi. Al quarto d'ora si fanno vedere anche Romagnoli col destro dalla distanza di Baccin, alto di poco. Ancora più pericoloso il Rimini al 24esimo. La sponda di Docente spiazza la retroguardia biancazzurra e libera Longobardi che da buona posizione strozza la conclusione. Mengoni spazza via. Artistico fa grande movimento sul fronte d'attacco. Il suo spunto costa il primo giallo della partita ad Ischia. Sulla seguente punizione, di Bonanni che scalda le mani a Pugliesi. Ma in questa fase il Pescara ha qualche difficoltà. Gessa e Bonanni non sfondano sulle fasce. In mezzo il Rimini copre bene coi mastini Cardinale e D'Antoni. Zizzari e Artistico si danno l'anima ma hanno pochi rifornimenti. Tanto che in chiusura di frazione è il Rimini, Sorgnone, a sfiorare la marcatura. 41esimo, Baccin serve Giacomini, gran sinistro che supera Pinna ma si stampa sulla traversa. Al 45esimo Docente non sfrutta al meglio una punizione al limite, mira alta. Non ci sono cambi nella ripresa e dal sesto il Delfino rischia ancora, ma l'azione di rimessa riminese è viziata da un netto fallo in gioco pericoloso di Ischia su Zizzari. Sul capovolgimento di fronte Longobardi resiste ad Olivi e va al tiro, Pinna respinge e lo stesso Olivi precede di un soffio il tentativo di tap-in di Giacomini. Nonostante il pericolo il Pescara spinge, Bonanni al decimo si procura il corner che cambia l'inerzia del match. Lo calcia Gessa, il colpo di testa vincente di Samuele Olivi, palo rete, nulla da fare per Pugliesi. E i 10.000 dell'Adriatico possono esplodere. Prima rete in biancazzurro per Olivi in un match dal sapore di derby per lui, Cesenate Doc. Il Pescara strappa ancora applausi con l'azione più bella al 22esimo. Partecipano Dettori, Artistico e Bonanni. Gessa è anticipato in extremis. Rimini fiaccato, Melotti prova a cambiare qualcosa e passa al 4-3-2-1 dentro di piazza per Giacomini. Cucureddu risponde e nel giro di 8 minuti escono Bonanni, Gessa e Artistico, dentro Coletti, Carboni e Verratti. Accolto da un'ovazione, il gioiellino biancazzurro si piazza al centro dell'attacco, sostenuto da Carboni e Zizzari, e ci mette poco ad incantare l'Adriatico e chiudere i conti. Al 39esimo tocco di Zizzari, Verratti va deciso verso l'area, punta Rinaldi e Vitiello, li ubriaca e tira. Complice la deviazione di Vitiello, Pugliesi è battuto e Verratti, 17 anni a novembre, corre sotto la Norda a raccogliere l'abbraccio dei tifosi. Secondo gol tra i pro, il primo in campionato. Nel finale c'è ancora tempo per un accenno di rissa, Zizzari se la cava con un cartellino giallo, quindi lo stesso attaccante ex Ravenna sfiora la marcatura con una girata volante su perfetto cross di Med al 46esimo. L'ultimo atto di un esordio positivo per i biancazzurri, ma con la sensazione che la squadra ha ancora ampi margini per migliorare. La folta concorrenza è avvisata. Noi lo sappiamo che sarà dura, il campionato duro soprattutto in C lo conosco molto bene, quindi... Ho detto sempre ai ragazzi e ripeterò sempre, a forza di annoiarli, che bisogna essere umili, bisogna lavorare e fare i professionisti. C'è molto entusiasmo e ci sprona un attimino a far sempre bene. Questa è una squadra che ha delle qualità, è una squadra che può dare soddisfazioni e deve dare soddisfazione, perché altrimenti abbiamo sbagliato tutto. Ieri Cucureddu aveva detto stiamo bene però non stiamo al 100%, cosa manca a questa squadra? Ieri al 100% assolutamente, mi preoccuperei un pochettino se la prima partita fossimo tutti a... Però li ho visti il secondo tempo, hanno corso parecchio, un po' di umidità, poi ci sono anche gli avversari, una squadra tosta, una squadra che vedrete che piano piano anche loro alla fine sarà tra le protagoniste anche il Rimini. Io quando vedo la squadra girare, cioè, il gioco del calcio è fatto di squadra e questa è una vera squadra, e quando tu giochi da squadra sicuramente i risultati vengono.
Grande soddisfazione anche per Verratti, 17 anni ancora compiuti, primo gol tra i professionisti anche in campionato. Cosa gli ha detto, mister? No, non gli dico niente, è ancora giovane, poi qualche cosa. Verratti è un ottimo giocatore, ha qualche problemino fisico, quindi bisogna gestirlo e piano piano darà soddisfazione anche lui, perché insomma a me interessa che entri piano piano, non è bisogna buttarlo perché è giovane. Se lui mi dà garanzia di continuità, Verratti è un valore aggiunto a questa squadra.